La barretta che compie le oscillazioni smorzate perde progressivamente la sua energia meccanica. Questo accade perché questa energia meccanica prima è trasformata in energia elettrica e poi viene dissipata nella resistenza R per effetto Joule e viene trasformata in energia termica, cioè in calore. Possiamo calcolare la potenza istantanea dissipata per effetto Joule dal circuito, dove non ho messo al numeratore la DDP ai capi della resistenza R, ma direttamente tutta la FEM del circuito, immaginando che il circuito presenti una resistenza non solo tra i poli A e B, ma dislocata in tutto il circuito. Infatti R qui è la resistenza dell'intero circuito. Poi, sostituendo la FEM con BLV, formula che avevamo ricavato prima, e sostituendo il valore massimo alla velocità, otteniamo la massima potenza che viene dissipata quando la barretta passa per la posizione di equilibrio, cioè per la posizione centrale. Si vede che questa potenza dissipata, massima, è tanto più grande quanto più la resistenza del circuito è piccola. Questo può sembrare strano, si potrebbe pensare che un circuito con una resistenza trascurabile non dovrebbe dissipare energia. In realtà è in accordo con la forza magnetica viscosa che dicevamo prima e che fa da freno al moto oscillante della barretta. Infatti, con una resistenza molto piccola, nella barretta scorre una intensità di corrente molto grande e questo rende molto intensa la forza magnetica che è la formula di Faraday, ILB. Del resto, facendo alcuni calcoli che sono mostrati qui, la forza magnetica anche lei risulta inversamente proporzionale alla resistenza del circuito, come è logico, perché una piccola resistenza lascia scorrere una grande intensità di corrente. E dunque, in conclusione, la grande forza magnetica che frena il moto della barretta e produce oscillazioni molto smorzate è in accordo con la grande potenza dissipata in calore per effetto Joule, che fa perdere l'energia meccanica all'oscillatore, cioè alla barretta, costringendola a fermarsi. Come ultima osservazione, notiamo che effettivamente la forza magnetica è proporzionale alla velocità, come avevamo anticipato prima, e con questo segno meno è opposta alla velocità. Quindi se per esempio la velocità va verso sinistra, la forza magnetica va verso destra, quindi si comporta come una vera forza frenante di tipo viscoso, con un coefficiente viscoso dato da questa combinazione qua.